Buongiorno a tutti cari amici, benvenuti a questa nuova lezione con Andrea il Matematico. In questa lezione ci occupiamo di esercizi, cioè di fare esercizi su integrali semplici o elementari, quelli che abbiamo introdotto la volta scorsa, di cui le regole di integrazione abbiamo introdotto. Ecco, a tal proposito, se non l'aveste ancora fatto, vi consiglio che la prima volta che fate questi esercizi affiancate chiaramente le regole di integrazione, quelle elementari che abbiamo visto, quindi l'integrale di 0 è c, l'integrale di 1 è x più c, l'integrale di x elevato all'alfa è x elevato all'alfa più 1 fratto alfa più 1, l'integrale di x alla meno 1, cioè di 1 su x, è logaritmo naturale del valore assoluto di x più c, l'integrale di alla x è e alla x più c, l'integrale di a elevato alla x, qui c'è un errore, è a elevato alla x fratto il logaritmo naturale di a più c, e così via. Qui c'è tutta la sezione della trigonometria, dove il seno arriva al meno coseno, dove il coseno arriva al seno, dove 1 fratto cos quadro arriva alla tangente, 1 fratto radice di 1 meno x quadro arriva all'arcoseno, 1 fratto 1 più x quadro arriva all'arctangente, e poi ci sono le regole, quelle comuni, dove l'integrale di una somma di funzioni è la somma degli integrali delle singole funzioni, e in questo caso l'integrale di una costante per una funzione è la costante per la derivata della funzione. Ecco, prima di cominciare a fare gli esercizi, vi ricordo in questa sezione, probabilmente avrei dovuto già ricordarvelo nella scorsa lezione, quando parliamo di integrali non è come nelle derivate che c'era la derivata del prodotto. Non era come nella derivata che c'era la derivata della frazione, la derivata della potenza, la derivata dell'esponenziale, la derivata del logaritmo e così via. Qua dentro non esistono regole generali per quanto riguarda i prodotti, quindi se io ho una integrale di f di x per g di x, non esiste una regola generale per cui possa fare l'integrale di questa cosa. Anche quando mi trovo di fronte a una frazione, non esiste una regola generale dnx su dx in dx, come nelle derivate dove facevo derivata del numeratore per il denominatore meno il numeratore, eccetera, eccetera. Anche per la potenza, ma anche per tutte le altre funzioni. Quindi regole generali in questo caso non esistono. Adesso finalmente partiamo a fare i nostri esercizi. Allora, partiamo da questo primo esercizio che ci dice: vogliamo calcolare l'integrale di questa somma di funzioni, dove abbiamo x alla seconda meno 3x elevato alla terza meno 2x meno 5x elevato alla quarta più 3. Se ci ricordiamo nelle regole appena viste, l'integrale di una somma di funzioni non è altro che la somma degli integrali delle singole funzioni che compongono la funzione principale. Quindi, allora cosa facciamo? Facciamo la somma degli integrali delle funzioni, quindi prendiamo la prima funzione, quindi x alla seconda, e la integriamo, quindi integrale di x alla seconda in dx, poi prendo la seconda funzione e la integro, quindi meno integrale di 3x alla terza in dx, poi abbiamo meno integrale di, qui forse ho dimenticato il 2x. L'integrale appunto di 2x in dx, e poi abbiamo meno 5, cioè meno integrale di 5x alla quarta, e poi più integrale di 3 in dx. Ecco, è importante che quando noi spezziamo tutti questi integrali, alla fine noi riportiamo sempre il dx, e quando abbiamo una somma e non abbiamo delle linee di frazione o altre cose che ci possono garantire comunque l'unità del testo, noi quando facciamo l'integrale di una somma facciamo integrale di aperta parentesi tonda, chiusa parentesi tonda, il dx. Il dx lo dobbiamo trattare un po' come un fattore in questo caso, e quindi per la proprietà, quindi diciamo distributiva della moltiplicazione rispetto alla somma, noi andremo sempre a riportare il dx in ogni singolo termine di questa somma. A questo punto ricordiamo che quando abbiamo l'integrale di k volte una funzione, il k lo possiamo prendere e spostare al di fuori di questo integrale, e quindi è quello che faremo proprio qua dentro, cioè
quando in pratica abbiamo il secondo, cioè integrale di 3x alla terza e 3, cioè una costante che moltiplica la funzione cubica x elevato alla terza, quindi il 3 lo spostiamo fuori da questo integrale. La stessa cosa facciamo per il 2 in 2x, per il 5 in 5x alla quarta, per il 3 nel 3. E quindi a questo punto vedete che abbiamo meno 3 integrale di x alla terza, meno 2 integrale di x in dx, meno 5 integrale di x alla quarta, e poi abbiamo più 3, quindi se spostiamo fuori il 3, all'interno di questa parentesi scrivere in questo caso integrale in dx, oppure scrivere 3 che moltiplica 1 in dx è la stessa identica cosa. E a questo punto, se noi guardiamo x alla seconda, x alla terza, x alla prima, x alla quarta, a parte l'1 che c'è una regola speciale per l'1, ma anche l'1 potrebbe essere visto come un x alla 0 al limite, ricordiamo che l'integrale in generale di una potenza, quindi di x elevato all'alfa in dx, è x elevato alla alfa più 1 fratto alfa più 1 più c. Quindi allora cosa andiamo a fare? Quindi andiamo a fare x alla seconda, quindi x alla 2 più 1 fratto 2 più 1, meno 3, x elevato alla 3 più 1 fratto 3 più 1, meno 2, x elevato sarebbe x alla prima, quindi faccio x elevato alla 1 più 1 fratto 1 più 1, meno 5, x elevato alla 4 più 1 fratto 4 più 1, più 3, poi l'integrale di 1 sappiamo che è x, e quindi più 3x e poi più c. E a questo punto abbiamo la nostra scrittura finale, quindi x alla terza terzi meno 3 quarti x alla quarta meno x elevato alla seconda, perché sarebbe meno 2 mezzi x alla seconda, quindi il 2 mezzi chiaramente diventa 1, quindi posso scrivere meno x alla seconda, meno 5 quinti, quindi anche qui posso scrivere 1 e quindi non scrivere niente, quindi meno x elevato alla quinta più 3x più c. Vi faccio notare che è vero che l'integrale di x alla seconda era x alla terza terzi più c, e poi però avrei dovuto mettere qui più c, 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 quindi ma una costante più una costante più una costante più una costante più una costante alla fine fa una costante, quindi questo c lo posso riportare una sola volta, visto che la somma di costanti, così come il prodotto, la divisione, la potenza tra costanti, è sicuramente una costante. Prendiamo questo secondo esercizio, quindi integrale di radice di x meno 7 fratto x alla seconda più 5 fratto x alla terza meno 2 fratto radice cubica di x alla seconda più 5 radice cubica di x alla quarta. A questo punto do una piccola aggiustata al mio testo in modo che sia più semplicemente integrabile. Quindi radice di x lo scrivo come x alla 1 mezzo, il fratto x alla seconda lo faccio diventare x alla meno 2, quindi qui avremo anziché meno 7 fratto x alla seconda meno 7 x alla meno 2, il fratto x alla terza lo faccio diventare x alla meno 3, quindi più 5 x alla meno 3, il fratto radice cubica di x alla seconda lo faccio diventare per x elevato alla meno 2 terzi, e poi il radice cubica di x alla quarta lo trasformo in x elevato alla 4 terzi. Al solito possiamo dire che l'integrale di una somma di funzioni è la somma degli integrali, quindi spezzo gli integrali, integrali di x alla 1 mezzo in dx, meno, qui oltre a spezzare gli integrali ho anche portato fuori dagli integrali la costante, cioè qui sarebbe meno integrale di 7x alla meno 2, però io ho già spostato fuori la costante dall'integrale e quindi meno 7 l'ho spostata di fuori, integrale di x alla meno 2 in dx. Poi ho fatto la stessa cosa qua dentro, quindi più 5 l'ho spostato fuori dall'integrale e ho fatto integrale di x alla meno 3 in dx. Poi meno 2 l'ho spostato fuori dall'integrale e quindi poi ho fatto integrale di x elevato alla meno 2 terzi in dx, più 5 l'ho spostato fuori dall'integrale, quindi più 5 integrale di x alla 4 terzi in dx. Adesso al solito applico le regole di x alla alfa, quindi farò x alla 1 mezzo più 1 fratto 1 mezzo più 1, meno 7, x alla meno 2 più 1 fratto meno 2 più 1, più 5, x alla meno 3 più 1 fratto meno 3 più 1, meno 2, x elevato alla
meno 2 terzi più 1 fratto meno 2 terzi più 1 più 5 x elevato alla 4 terzi più 1 fratto 4 terzi più 1 e alla fine metterò sempre la costante. A questo punto svolgo i conti, quindi un mezzo più 1 fa 3 mezzi. Ricordate che 1 può essere scritto in tanti modi, tra cui può essere scritto come 2 mezzi, oppure 3 terzi, oppure 4 quarti, oppure 5 quarti. Quindi quando faccio più 1 in questo caso mi conviene leggere l'1 come il 2 mezzi. Quindi un mezzo più 2 mezzi fa 3 mezzi e sotto riporto ancora 3 mezzi. Qui va bene, c'è meno 2 più 1 che dovrebbe fare meno 1, quindi lì non ci sono problemi, fratto meno 1, anche qui non dovrebbero esserci grossi problemi, semmai problemi di segno, quindi non scrivete 4, quindi alla meno 3 più 1, cioè alla meno 2, fratto meno 3 più 1, cioè fratto meno 2, qui meno 2 terzi più 1, quindi l'1 lo considero scritto in terzi, quindi meno 2 terzi più 3 terzi fa un terzo, e la stessa cosa anche sotto. E qui 4 terzi più 1, quindi ragiono ancora in terzi, l'1 lo leggo come 3 terzi, quindi 4 terzi più 3 terzi fa 7 terzi, tutto fratto 7 terzi. A questo punto ricordiamo che 1 diviso A fratto B fa 1 per B su A, e quindi fa B su A, quindi 1 fratto A su B fa B su A. Quindi a questo punto vedete che qui ho fratto 3 mezzi, quindi il fratto 3 mezzi diventa per 2 terzi, ribaltato, perché 1 diviso 3 mezzi fa 2 terzi. Poi x elevato alla 3 mezzi è come dire radice quadrata di x elevato alla terza. A questo punto, siccome mi rendo conto che questo 3 è più grande di questo 2, potrei anche portare di fuori da questo radicale. Facendo in che modo? Faccio 3 diviso 2, cioè faccio l'esponente del radicando diviso l'indice della radice, che fa 1 con il resto di 1, quindi 1 è il quoziente, è la potenza di x che porto al di fuori, quindi x alla prima, e 1 che rappresenta il resto della divisione è quello che lascio, è il resto, è ciò che rimane all'interno del radicale. Quindi anziché radice quadrata di x alla terza potrei scrivere x radice di x. Poi anche qua meno per meno in questo caso fa più, quindi metto un più praticamente qua davanti e poi faccio 7, rimane al numeratore, e poi x alla meno 1 lo sposto al denominatore, quindi 7 fratto x. Stesso ragionamento, quindi davanti ho un più al denominatore, ho un meno, quindi faccio più per meno che fa un segno negativo, il 5 rimane al numeratore, il 2 chiaramente è già sotto al denominatore, x alla meno 2 lo sposto al denominatore in quanto a segno negativo. Stesso, il segno lo lascio negativo. 2 diviso un terzo è come fare 2 per 3 primi, quindi 2 per 3 primi fa 3, e quindi il risultato è 6, e poi x elevato alla un terzo diventa radice cubica di x alla prima. Anche qui 5 fratto 7 terzi diventa 5 per 3 settimi, che calcolato fa 15 settimi, e poi qui abbiamo radice cubica di x alla settima, quindi denominatore all'indice, numeratore all'esponente. Siccome 7 è più grande di 3, faccio 7 diviso 3, il 3 ci sta due volte nel 7, quindi 2 è la potenza di x che sposto fuori dal radicale, con il resto di 1, quindi 1 è la potenza di x che resta internamente al radicale. Per questa lezione intanto è tutto, proseguiremo nella prossima lezione ancora con studi di integrazioni elementari. Vi rinnovo l'appuntamento alla prossima lezione, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione, da Andrea il Matematico è tutto.